L'inaugurazione e la benedizione da parte del vescovo del presepe realizzato e ideato da Michelangelo Patenè e allestito al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caltanissetta è stata l'occasione per donare indumenti sequestrati perché contraffatti alla Caritas Nissena. Un presepe che rimarrà allestito in maniera permanente. Assente per impegni istituzionali inderogabili la presidente della Corte d'Appello Maria Grazia Vagliasindi. Presenti tra gli altri anche il prefetto, autorità civili e militari e alcuni alunni della scuola Oasi Cristo Re. Noi abbiamo come guardia, come corpo, la Guardia di Finanza, abbiamo inteso esprimere la nostra vicinanza ai più bisognosi attraverso questi gesti, cioè da un lato la raccolta e la consegna alla Caritas di questi indumenti che andranno ai più bisognosi, dall'altro l'inaugurazione di un presepe permanente realizzato dal dottor Michelangelo Patanè, che sarà visitabile da tutta la popolazione nissena che ne farà richiesta, e noi speriamo di avere una grande affluenza, soprattutto di scolaresche. Una passione per il presepe è nata nella prima infanzia per Patanè. L'opera, fino allo scorso anno, era allestita in uno dei saloni dell'alloggio prefettizio. Questo presepe è nato sin dalla prima infanzia, perché l'amore per il presepe è nato con l'infanzia, quando praticamente dopo le prime piogge raccoglievo, diciamo, dell'argilla dai campi per realizzare le prime statuette, utilizzando poi nel tempo materiali più sofisticati, più duttili, come il polistirolo come struttura di base, rivestita poi sagomata ovviamente con un taglierino per realizzare la tridimensionalità. Poi rivestito in un primo strato di creta, che una volta indurito viene lavorato con altra argilla, realizzando i particolari e il modello nella sua completezza, per poi essere colorato ed infine lucidato con una particolare vernice. Il presepe è stato, diciamo, frutto di lavoro decennale ed è stato reso visibile e conoscibile grazie alla sensibilità artistica del prefetto di Caltanissetta, dottoressa Maria Teresa Cucinotta, che per anni mi ha consentito, invitandomi, di allestirlo nell'alloggio prefettizio. Ultimamente il colonnello della Guardia di Finanza, comandante Luigi Macchia, mi ha offerto l'opportunità di realizzarlo in sede permanente presso il locale comando provinciale della Guardia di Finanza. Questo presepe lo considero un presepe dinamico perché nel tempo sicuramente avrò modo di arricchirlo e anche di dare una allocazione eventualmente più ampia per creare scenografie sempre più apprezzabili. Questa iniziativa, che con molto piacere abbiamo rifatto quest'anno, perché il presepe è un momento che riunisce tutti, un momento di riflessione, un momento di carità. E a proposito di carità, quest'anno abbiamo realizzato qualcosa, diciamo, di unico, nel senso che con una promessa fatta al vescovo tempo fa, siamo riusciti a raccogliere degli indumenti usati tra i militari della provincia e anche grazie all'apporto della magistratura che ci ha consegnato i beni sequestrati con i marchi contraffatti, tolti i marchi contraffatti, abbiamo avuto la possibilità di avere tante paia di scarpe da donare ai poveri della provincia.